quarto d'ora di celebrità. E ci siamo. Allora, la formula abbiamo capito, un quarto d'ora, chiacchieriamo un po', al termine del quarto d'ora suona, Big Bang. Suona la suoneria del telefono e niente, vediamo dove siamo arrivati. Se va tutto bene, la mettiamo integralmente così come l'abbiamo fatta e via si parte. Per cui, partiamo col nostro quarto d'ora. Beh, innanzitutto quindi presentati ai nostri... Silvana Alessandrello, 45 anni, candidata alle regionali della Lombardia. Basta. Però vabbè, prima di arrivare a candidarti avrai un background, un passato, una storia, quindi... Sì, non sono proprio nuova nel campo politico, sono comunque consigliere comunale nel comune di Ricengo. Quindi non sono proprio nuova nei giochi della politica, certo. Anche se fare probabilmente consigliere comunale in un comune così piccolo non è proprio fare la politica con la P maiuscola, però ti mette comunque in contatto con la gente, vivi concretamente la quotidianità e se fossi diventata probabilmente consigliere regionale della Lombardia avrei cercato di portare questo modo di approcciarmi con le persone, quindi l'ascolto soprattutto anche le regioni, un po' al di fuori anche dei giochi politici. Certo, quindi consigliere comunale in una piccola realtà, un'esperienza politica di base importante, all'improvviso siamo più o meno alla chiusura delle liste per le elezioni, a pari perché succede qualcosa, come appunto che vieni presa, ti viene chiesto e accetti di buttarti in questa esperienza? Come ho spiegato anche alla chiusura della campagna elettorale, io ho accettato per spirito di servizio, perché ricevere una telefonata a poche ore dalla scadenza del termine della presentazione delle candidature significava che c'era qualche problema. Certo. E quindi io volevo dare la possibilità agli elettori della PDL, comunque, di poter votare un proprio elettore e avere quindi anche la possibilità di avere un candidato, un consigliere regionale. Certo, insomma, quindi doveva candidarsi, c'erano in ballo dei nomi di altre donne del partito, esatto. Ci sono stati dei problemi che non vogliamo esatto. Ripercorrere. Com'è stata, che bella, tu ricevi la telefonata e dici sì, ci sono. Ma quanto tempo prima? Proprio poche ore fisicamente, quindi? Poche ore fisicamente prima. Quindi accetti di metterti in gioco? Accetto anche... di mettermi in gioco per dare la possibilità agli elettori del PDL di avere un loro candidato, anche di poter votare. Anche con pochissimo preavviso, per cui anche con coraggio da una parte, magari con un briciolo di incoscienza dall'altra. Un briciolo di coscienza dall'altra, questo sì. Che va sempre bene anche quando si è in politica. E quindi tu dici, ok, mi metto in gioco. Con che... testa e con che speranza ti metti in gioco in questa competizione? Ripeto, veramente mi sono messa in gioco con spirito di servizio e per me era importante avere la possibilità di, ripeto, proprio è stato questo l'unico motivo che mi ha fatto dire sì. Non nascondo che magari ho anche accarezzato un po' l'idea, no? di poter diventare comunque un consigliere regionale e avrei dato tutta me stessa e mi sarei impegnata sino in fondo con molta semplicità. E comunque il mio comportamento, ossia durante la campagna elettorale, avevo uno scopo che era quello di lasciare una testimonianza del mio modo di concepire la politica, che comunque è servizio pubblico, okay. Assolutamente, dove una persona, anche un candidato alle regionali, ad un certo punto deve anche rendersi conto che della realtà e decidere anche di fare magari un passo indietro, rinunciare al proprio interesse personale per entrare a far parte invece di un progetto che si mette in completo. E questo completo. È decisamente coraggioso. Rimaniamo un attimo nella campagna elettorale, perché sì. È stata abbastanza particolare. Tu ti trovi in questa campagna elettorale, persona nuova, catapultata in questa esperienza sì. Bellissima, però sei anche in mezzo a
Adibisi, a due diciamo, a due colossi, colossi, assolutamente. Malvezzi e Iotta. Come ti sei trovata in mezzo a questo tipo di meccanismo dove c'erano due persone già Inizialmente, preparate, già con un ufficio stampa, già io con un... mi rendevo conto che la mia candidatura comunque non faceva altro che definire un quadro territoriale di candidature, perché altrimenti rischiavamo veramente di non essere Certo. rappresentati da nessuna parte. E naturalmente mi rendevo anche assolutamente conto di non avere né l'esperienza politica né tantomeno la notorietà dei miei due amici d'avventura, persone che rispetto entrambe. Ho vissuto la candidatura con sofferenza dal punto di vista di essere considerata soltanto un Ripiego. non tanto ripiego, ma un obbligo burocratico Ok, giusta da svolgere. definizione. E quindi ho cercato, nel mio piccolo, di dare comunque un senso a questa mia Ok, infatti a un candidatura. certo punto tu rilasci delle dichiarazioni, cerchi di farti sentire, dici guarda, ci sono anche io in campagna elettorale, mi sto muovendo in una certa maniera ed è giusto che Con gli tutti i organi di limiti stampa, che avevo, esatto. logicamente, perché io comunque sono ufficiale elettorale, quindi come puoi immaginare, per me il periodo elettorale, che corrisponde alla propaganda elettorale, invece è un periodo di intenso lavoro, quindi io comunque non avrei avuto il tempo neanche per fare una campagna elettorale tradizionale e non avrei avuto neanche i mezzi. Se non l'aiuto di qualche amico che mi ha aiutato, supportato più che altro moralmente, perché comunque è stata una bella esperienza, ma emotivamente anche molto faticosa. Certo, però a un certo punto mi ha colpito, rimanendo in quello che mi dici e mi racconti dello spirito di servizio, che tu fai una prima parte di campagna elettorale in cui dici sono presente, c'è anche questa candidata, c'è la donna, c'è l'esperienza, c'è la nuova cosa, però poi a un certo punto arriva Poi a un certo anche punto dici, l'endorsement a esatto, a un certo Malvezzi. punto io Sei tu che comunque dici votate però votate per non Malvezzi. disperdere. Cosa succede? Cioè, Cosa qual è il... succede? Che io mi rendo conto, cioè sono una persona dotata di un normale senso di realismo, mi rendo conto che comunque io non avrei mai potuto spuntare e vincere la gara, la corsa, e però mi rendevo anche conto che forse avrei ottenuto qualche voto. Questo è interessante. E questo poteva diventare pericoloso perché lo scenario politico non è proprio bellissimo, cioè Certo. siamo in sofferenza. E quindi ho pensato che probabilmente anche i miei 5, 10, 500 voti, non so, e non lo saprò mai a questo Certo. punto, potevano essere utili. E allora sono ritornata a ritroso alla mia decisione iniziale: dobbiamo avere un candidato. E se i miei 100 voti potevano essere utili a individuarne uno, ho guardato entrambi e ho deciso che Malvezzi era il più vicino al mio modo di intendere la Quindi è stata politica. una decisione tua, non è che c'è stata, Assolutamente sì. non c'è stata diciamo, una riunione di partito, di Assolutamente, candidati in cui si è detto, tu hai assolutamente, preso questa decisione, l'hai comunicata, poi però assolutamente è sì. arrivata, diciamo, è arrivato questo comunicato in cui parlava Malvezzi e parlavi Esatto. tu e tu dicevi questa. Naturalmente ho prima espresso la mia volontà a Malvezzi, perché può anche darsi che non gli interessasse la cosa. Certo, come è stato interpretato quindi il tuo gesto? Essendo molto simili da questo punto di vista, lo ha apprezzato, cioè, ed è nata subito, la stima è stata veramente reciproca. E Lo quindi conoscevi? io sì, Lo ci conoscevi già bene a conoscevamo, quel non punto? così bene, Ah, logicamente. quindi Questa c'è cosa ci ha stata sicuramente. opportunità anche di saldare un rapporto, diciamo, Assolutamente di sì, collaborazione politica. assolutamente sì. Potrebbe continuare, potrebbe esserci un risvolto, Io quindi me lo visto che lui in auguro, regione ci è arrivato. assolutamente. Che tipo di... Qualsiasi cosa ci sarà bisogno da fare sarà utile da fare per cambiare le cose, per rinnovare anche il partito. In maniera un po' più pratica, in che campo ti muoveresti proprio a livello di Ma guarda, a me intervento piace pensare a me territoriale? stessa un po' come un soldatino del rinnovamento,
capito? All'interno di uno scenario dove tutti cercano di essere un po' dei generali, no? Ho scoperto, questa campagna elettorale mi ha fatto innanzitutto prendere coscienza di me stessa e che forse ho qualcosa veramente da dare. E anche in un campo forse un attimino un po' più ampio rispetto e Certo. non circoscritto al mio comune. Tutta la mia campagna, sia la mia candidatura che la mia campagna elettorale, se così si può chiamare, è stata Non c'è problema. il mio telefono è stata un Ti cercano dal partito per no, assegnarti. assolutamente non credo, più facile mio marito, ma io ho cercato di lasciare veramente un'eredità. Parlare di rinnovamento è facile riempirsi la bocca con la parola rinnovamento, ma se poi continui a fare sempre il tuo orticello, non porti a casa niente. Oggi come oggi c'è bisogno veramente di aria pulita, di aria fresca, di aria anche forse giovane. E secondo me Carlo Malvezzi, ad esempio, può essere il simbolo del rinnovamento in regione. E se avrà bisogno di una mano, io sarò più che disposta ad Alia. Non so se per lui è più una promessa che una minaccia, una Il cosa del genere, però. telefono che squilla mi dà spunto di chiederti un'altra cosa, visto Dimmi. che come battuta hai detto probabilmente sarà mio Sì. marito. Come Come la vive lui? la vive lui e come riesce a conciliare quindi una famiglia Allora, e lui anche è un impegno abituato politico? comunque ai miei ritmi, da quando siamo sposati e poi noi donne abbiamo sempre una marcia in più. Ah, questo è fuori di dubbio, lo vediamo, Esatto. lo vedo tutti i giorni. Per il Quindi, momento tace, vabbè, tace da uomo quindi. intelligente. Ok, un endorsement anche per il marito che No, sarà mi contento. sostiene assolutamente, Vabbè, tutto immagino sommato. che in casa sia E fondamentale. comunque sono tutte scelte condivise col marito sempre. Ok, quindi arriviamo in conclusione, abbiamo ancora circa 3 minuti per cui siamo Ah. perfettamente dentro. Esperienza positiva, la Sì. Ma rifaresti quindi? O la rifarai magari prossimo? la rifaresti? Sì, magari in un altro periodo, non quello elettorale, in modo tale da potermi impegnare veramente. Cioè? Nel senso avere tempo per fare una campagna forse tradizionale, forse no. Adesso come adesso il mio scopo è un altro, quello di cercare veramente di portare il rinnovamento nel mio partito, che vuol dire forse riformulare il modo in cui un partito si deve approcciare alla vita sociale, alla vita di tutti i giorni, ci deve essere l'ascolto del cittadino, perché adesso Carlo Malvezzi avrà un bel lavoro da fare, lui deve rappresentare un territorio che è sofferente a causa della crisi e che oltretutto forse non è più neanche tanto fiducioso nel futuro. Questo è indubbio. A livello territoriale, quindi stai parlando di rinnovamento del partito e del PDL, Noi e lo iniziamo a stiamo lavorare nel vedendo. piccolo, Per esempio. l'esigenza è di tutto il partito cercare di capire dove si è sbagliato, perché abbiamo comunque perso dei voti, questo è innegabile, e Certo. dobbiamo cercare di capire perché, dove e cosa fare. Quindi l'analisi anche a livello territoriale, mi dici che è già partita. Siamo comunque contenti perché siamo passati da dei minimi storici a comunque abbiamo ottenuto comunque un buon risultato. Siamo stati la seconda provincia per quanto riguarda il PDL ad avere maggior consenso. Quindi, questo cambio generazionale che anche sul nostro territorio si è visto perché non è entrato in È regione, auspicabile anche per quanto non riguarda sono entrati in il PDL. regione vecchi nomi che hanno passato parecchi anni, ci sono nomi nuovi, potresti essere parte di un'azione di rinnovamento in prima persona, mi dici? Parteciperesti? A livello territoriale assolutamente sì, perché no? Hai già subodorato Per il qualche. momento è il periodo dei ringraziamenti. Ok, va bene. Quanto tempo abbiamo ancora? Direi che siamo perfettamente nei tempi. 40 secondi, per cui
se vuoi, hai giusto gli ultimi 40 secondi se vuoi salutarci e chiudere questa Mi chiacchierata. piace molto la vostra iniziativa, la trovo giovane, fresca e innovativa. Un po' in linea. Ti ringraziamo, speriamo che vada bene, visto che sei la persona che inaugura questa serie di chiacchierate, speriamo che sia di buon auspicio per te e anche per noi. Buona Grazie giornata, ti mille. ringraziamo. Grazie a te. Un quarto d'ora di celebrità.